Parliamo di brand naming. Brand, marchio, naming, nome. Vi siete mai chiesti come fanno le grandi aziende a decidere qual è il nome adatto per il loro brand? E perché voi vi sentite così empaticamente legati a quel brand? Cioè perché sia così azzeccato quel brand? Queste aziende lavorano su tre aspetti: la semiologia, il marketing e la proprietà intellettuale. Quindi semiologia per uso delle parole e fonetica e proprietà intellettuale per proteggere il marchio che si sta creando e per evitare di crearne uno che già esiste o simile a qualcosa che già esiste. Ma perché la fonetica c'entra nel mondo della semiologia e nel mondo della creazione di un brand? C'entra la fonetica perché universalmente in tutte le lingue alcune lettere indicano determinati sentimenti. Per esempio la lettera A, che comunica a chi legge il nome di un brand una apertura, o al contrario la lettera U, che indica chiusura, o la lettera M, che indica amore. Quindi i nomi sono prima di tutto fonetici, i nomi sono quello che noi leggiamo. Il nome del brand può essere descrittivo oppure distintivo. Come nome descrittivo pensiamo ad esempio a Scarpe e Scarpe, catena di negozi di scarpe, o Poste Italiane, Media World, Calzedonia, brand di nomi distintivi come ad esempio Adidas oppure Audi, che sembrano non entrarci nulla col prodotto che loro vendono. Il nome descrittivo denota una scarsa personalità e ha bisogno sicuramente di un budget da spendere per emergere fra gli altri. Sono brand meno tutelabili dal punto di vista legale perché assomigliano già a qualcos'altro e se diventano di uso comune rischiano di far perdere i diritti su quel nome. Per esempio non posso registrare il nome banana, non posso registrare un nome così universalmente riconosciuto. Se oggi qualcuno volesse registrare Nike non potrebbe, perché Nike oggi identifica il mondo delle calzature, lo identificherebbe anche se la Nike fallisse domattina. Per una seconda parte della generazione di chi ci vede chiedo di pensare per esempio a Kodak. Il rullino fotografico veniva identificato col marchio Kodak prima che fallissero. I nomi distintivi per esempio hanno un forte impatto e possono essere resi memorabili con la comunicazione, perché una grande comunicazione può generare un risultato di un brand che viene ricordato in eternum. E la loro tutela legale, oltre a essere più economica, è anche più semplice. Non a caso i più grandi brand mondiali, se ci pensiamo, sono tutti quanti distintivi e non descrittivi. Però in una holding, in un gruppo di aziende, in una chain store con diversi punti vendita di diversi prodotti, strategia potrebbe essere di scegliere uno di questi brand come descrittivo. Chi si occupa di brand naming ricorda sempre che il nome e il significato del nome è abbastanza irrilevante. La maggior parte delle persone non sanno, ricorda l'origine del nome della propria marca. Quello che conta però è il mondo dei valori che il prodotto riesce a tirare fuori attraverso l'evocazione di quella marca, l'evocazione di quel prodotto. Quindi divento ambassador, ambasciatore di quella marca, di quel prodotto, non per cosa significa il naming, ma ovviamente per i valori che mi trasmette. Mi lego in comunità di consumatori attorno ai valori. Subito dopo il brand arrivano logo e payoff. Il logo è una figura, è un disegno che tratta il brand con elementi grafici, mentre invece il payoff è una formula sintetica e molto espressiva che completa il nome. Nike, just do it, e baffo. Brand Nike, logo, baffo, payoff, just do it. Ma quali sono gli step, le attività per fare brand naming? Beh, devo identificare quella che è la proposta dell'azienda, quindi cosa sto proponendo. Devo cercare le differenze rispetto ai miei concorrenti. Devo personalizzare le offerte riguardanti il mio prodotto. Comunicare con il pubblico creando una sorta di relazione fra il mio brand e il pubblico. Capitalizzare l'investimento fatto nel marchio, ovviamente. Fidelizzare il cliente e proteggere dalla contraffazione che avverrà nel momento dopo in cui divento famoso. In ultimo, qual è il metodo? Quali sono i metodi per scegliere il nome del brand? Diverse sono le tecniche per arrivare al nome del brand. Sono tutte tecniche psicologiche e neurologiche. Poi c'è un approccio linguistico che dice invece di partire dai valori che significa quel brand per poi arrivare a costruire il brand stesso alla fine. Curiosità. Come fanno i grandi pubblicitari o i grandi comunicatori a scegliere il nome? Questo i libri non ve lo dicono. Quando arrivano al mondo sintattico delle parole che possono far arrivare a questo brand, riuniscono alcune persone in un focus group, piazzano alla lavagna 1000 nomi, tutti i nomi attinenti al mondo e ai valori evocati dal brand, da quei prodotti, da quella collezione per esempio, che ancora deve ricevere il mio nome. Questi nomi, come fossero un brand as image, come si fa oggi, come fossero quindi un dipinto a mano fatto solo dei nomi con i quali ho comunicato, va fissato intensamente per alcuni minuti e le parole, i valori cominciano ad emergere dal muro, visivamente le vedi davvero che emergono e o vanno via o rimangono lì. Quindi alla fine il tuo cervello sta facendo i conti con alcuni concetti, il cervello del tuo amico con altri, quindi neurologicamente siamo gli uni diversi dagli altri e seguiamo ognuno di noi un percorso diverso. Quindi se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale, attiva la campanella e verrai avvisato ogni volta che pubblicheremo un nuovo video.